Confessione di una medium. Dallo strumento Maria Teresa G. Sono costretta a scrivere un lungo antefatto per dare un senso, una giustificazione alla scrittura automatica giuntami inaspettatamente. Spero di non annoiarvi con lo racconto delle mie prime esperienze paranormali, che personalmente giudico di un certo interesse per chi fra voi è all'inizio di questo percorso. Tommaso era alquanto scettico riguardo alle manifestazioni cosiddette medianiche ed aveva accettato l'invito di un amico che si proclamava medium soltanto allo scopo di giocargli qualche tiro mancino. I pifferi di montagna andarono per suonare e furono suonati, dice un vecchio proverbio. Infatti, lo scherzo era stato fatto proprio a lui, caduto in trance ancora prima dell'amico. Comunque, morto improvvisamente quest'ultimo, Tommaso non aveva voluto saperne di emularlo, e fu davvero strano il mio impulso un giorno a scegliere un nuovo percorso dall'ufficio a casa, quando l'autobus in panne mi scaricò davanti a un'edicola di giornali che teneva in mostra uno dei libri di Kardec con allegato il tabellone. Indubbiamente era un segno del destino, per cui avevo raddoppiato le mie insistenze a provare quel metodo, ma i primi tentativi, ai quali si erano uniti due coniugi amici, erano stati un completo fallimento. Una sera, convinti ormai dell'insuccesso permanente, ecco invece presentarsi un'ipotetica entità, Leonardo, il quale poco a poco ci aveva raccontato la sua povera vita di campagna racchiusa fra il 1370 e il 1378, quando era morto cadendo da un albero, ove era salito per prendere un nido. In seguito si era dilungato in altri particolari. Era nato a Fucecchio, in Toscana, e aveva perfino precisato il suo cognome, Guidi, nonché i nomi dei suoi familiari. Ricordo soltanto quello di due fratellini maggiori, Jacopo e Teresa. La seconda entità si era presentata poco dopo, salutandoci così: Ave, ego sum Marcus. Anche Marcus ci aveva narrato di essere nato nella Dacia, terra di canti e di fanciulle dalle trecce colore del grano e occhi del colore del cielo, diceva. Innamoratosi perdutamente di una fanciulla irraggiungibile, si era arruolato nelle file dei mercenari agli ordini di Porsenna, buttandosi spavaldamente in ogni mischia con la speranza di trovarvi la morte. Per il suo valore ben presto era salito al comando, assassinato a tradimento mentre stava fra le braccia di una donna che aveva avuto il ruolo di specchietto per l'Allodola. Nei monti della Tolfa i nativi narrano di incontrare il suo fantasma con molta frequenza. Nota. Tommaso. Tommaso era il marito poi trapassato della medium. Continua.